Ok, perfetto, e siamo qui ora con Coyote Press, nelle veci di Jacopo. Jacopo. Jacopo l'abbiamo già conosciuto gli altri anni. Bene, allora partiamo subito con le domande. Io sono Jones, e, da nerd italiano, e quindi, titoli nuovi di quest'anno. A titoli nuovi di quest'anno, in particolare per Play, è Steam & Fox. E poi Steam and Fox. sì, Steam & Fog. Steam & Fog. È un gioco steampunk praticamente, ambientato in una pseudo Parigi unita a una pseudo Londra. Temi molto molto punk, c'è cioè molto, molto distruzione, molto conflitti sociali. Si presenta come un modulo avventura, cioè sembra tutto fatto apposta per essere giocato immediatamente, ma in realtà sotto sotto ti presenta un sistema di gioco che praticamente puoi usare all'infinito. In che senso puoi usare all'infinito? E il manuale ti presenta una missione con una cosa e uno normalmente dice ok, ho giocato l'avventura, è fatta, è finita. Invece no, nel senso che basta che cambio questo nome della missione, metto quest'altra cosa e quindi posso giocare anche un'altra cosa. Qui giocavo un omicidio poco prima della Fiera Internazionale. Domani gioco una crisi diplomatica dopo la Fiera Ah, Internazionale. quindi diciamo che cambi il nome alle cose, le variabili cambiano, ma il risultato, Il cioè, risultato rimane va coerente, avanti. tutto perfetto, fantastico. E quindi dopo magari ci spieghi un pochino come funziona, Sì. come. Ok. Altre cose? Cosa abbiamo qua? Altre cose, una cosa che ho portato nuova è un personaggio che diamo gratis, Mamoru, che fa parte di Girl for Boy. Magari la mia assistente mi porta Mamoru. E Girl for Boy, ecco che. Allora, Girl for Boy è un gioco che ormai è presente da un annetto qui. Ed è un gioco per quattro persone, nella sua conformazione originale. Si gioca il primo innamoramento di questa ragazza, Mamoru. Un gioco proprio che potete giocare con chiunque non ha mai giocato in vita sua giochi di ruolo. Wow, si gioca all'innamoramento. Ok, e l'altro invece? Mamoru è un personaggio aggiuntivo che permette. Salve. Salve! Ciao a voi, chi siete? Buona giornata. Buona anche a voi, molto buona. Arrivederci. Amico suo? L'ho conosciuto adesso. E stavamo dicendo, e l'altro invece? È un personaggio aggiuntivo che permette due cose. Primo, potete giocare sempre in quattro, ma magari personaggi diversi, quindi le storie cambiano di volta in volta. Secondo, potete giocarci anche il quinto personaggio, quindi si gioca in cinque e magari è più bello. Un'espansione, Un'espansione un'espansione. vera e propria che vi diamo gratis. Fantastico, perfetto. Gli altri titoli noi li conosciamo bene perché ci siamo istruiti. Non andare nel bosco d'inverno invece? Cioè, mi è capitato È una sotto l'occhio, cosa, quindi. perché sapete che a noi piace anche ospitare le persone, cioè non siamo monotematici sulla roba nostra, ci piace che gli autori che magari sono poco conosciuti vengano da noi e gli facciamo da finestra. Questo in realtà è un autore italiano che fa in realtà giochi di miniature. Ha tradotto un gioco di ruolo che è questo, Don't Walk in Winterwoods, che in italiano diventa Non andare nel bosco d'inverno. Gli abbiamo detto: guarda, i giocatori di ruolo passano da noi, noi te lo ospitiamo e almeno facciamo da finestra. E quindi c'è questo gioco. È un gioco che è quasi più un raccontare storie, cioè rimanda molto a quell'idea delle fiabe, di questi personaggi. Che parla di questa storia, di questo villaggio un po' isolato alla The Village e che necessitano in questo momento di dover andare a contatto con la civiltà, devono purtroppo in un certo senso ritornarci, ma per farlo devono passare per Winterwood, per il bosco d'inverno, ed è un posto dove si nascondono le brutte cose delle fiabe. Wow, e con le brutte cose delle fiabe noi da Nerd Italiano qui e Jones è tutto. Watts alla telecamera, vi salutiamo e alla prossima intervista. Ciao! Ciao!